la cavano oggi. Che cosa starà dicendo in questo momento? Che foto c'è? Ah, stanno tutti guardando Lando Reckless Reckless che piange. Ragazzi, wow! Ma dai! Questo è proprio... Cioè, hanno messo Reckless in lacrime dietro i G2? Wow, questa è proprio cattiva. Mundo sta anche descrivendo, ma questa non è la reazione real time, vero raga? Aspetta, ma la partita è già finita e non me ne sono neanche reso conto. Sai quando ti metti a mangiare e se stai guardando uno schermo e non ti rendi conto? Ah, aspetta, ho già finito la patatina. No, ma come? Ah, al di là di tutto, comunque, qui è stato secondo me un Az promosso da Ocelot direttamente in prima persona. E, c'è poco da girarci intorno. In questo momento i G2 sono in uno stato di forma, non voglio dire irraggiungibile, perché appena lo dirò i G2 perderanno la loro prima partita. Peak performance. Sì. Sono al picco di quello che sono in grado di fare attualmente. È da vedere come questo procederà durante tutto lo split, perché performare sempre al 110% non è facile da reggere. Però questo è al 110% o è il 70% e non ho nemmeno mostrato la mia forma finale. Te l'ho detto, ormai i G2 sono il team ufficiale di Shaggy da questo punto di vista. Non sai veramente qual è il 100% della loro forza. E va detta una cosa. Nella partita di ieri abbiamo voluto discutere di una cosa. Finalmente Nemesis ha trovato risorse e finalmente Brox ha gankato Nemesis. Finalmente. Ma non riesco neanche lontanamente a immaginare la pressione psicologica che Nemesis ha oggi. Ti trovi contro l'ex midlaner dei Fnatic, che è ormai da diversi split inconfutabilmente il miglior midlaner europeo, e ti trovi a dover combattere per l'onore della tua casata? Ma signore e signori, entriamo in draft. G2 contro Fnatic, Caps contro il suo vecchio team. Oh boy, my boy. G2 dal lato blu della mappa e a breve si entrerà in fase di pick e ban. Allora, la posso sentire io la tensione di questa partita, davvero, perché è quella... Quello showcase match. Oh, siamo hanno già al terzo ban. Rakan, Urgot e Cassiopeia. Dall'altro lato Akali, Karthus e Lucian è ancora disponibile. Fossi Reckless non lo lascerei a Perks. Allora, secondo te Karthus giocherà Sylas? Bannate Lucian. Sarebbe il caso. Bannate Lucian ora, per favore. Dai, non fatela finire già adesso. Adesso bannano Sylas nei confronti di Caps. Perks è davvero bravo con Lucian. Ragazzi? Sylas. Oh, hanno mandato Sylas a Caps. Per davvero, io stavo scherzando. Jace con Lucian open. Beh, in effetti dai Lucian a Reckless. Forse è meglio far giocare Lucian a Reckless che farlo giocare a Perks, considerando come è andato lo split. E infatti, nonostante tutto, i Fnatic sembrano voler andare per Kai'Sa e poi la affianchi direttamente a un pick per Alistar. Gestire il top lane. Ah, proprio Alistar dire... Ornn adesso? Ornn selezionato di già ora. Horn Thresh. Possono letteralmente andare di Lucian, Brom, e hanno appena gestito la bottom lane. E la top lane. Brom, Lucian, Fnatic. E Jankos dice: "Yuhu, gioco Brom tutto!" Jankos è quello che gioca Brom, ovviamente. Sì, ovviamente, no? È Jankos. E Caps vanno a fare proxy jungle, no? Vanno semplicemente a prendere tutta la giungla duo jungle. No, proxy jungle, non so perché ho visto proxy jungle. Io posso capire la tensione, posso capire tutto. Ma tu hai appena first piccato Ornn con Brom open e hai appena lasciato Lucian di fianco a Brom. È letteralmente una... Vabbè. E poi hai permesso ai G2 di piccare Jace per bannare Sylas. Sono scelte. Scusa, me l'hai servita su un piatto d'argento. Hanno bannato Kai'Sa, capisci? A questo punto io faccio uno shout out in diretta alla regia di PG Esports. Le mod sono scelte e dovrà arrivare prima o poi, perché è appropriata a troppe cose. Gragas viene bannato come ultimo ban dei Fnatic. Vedremo quale sarà il ban finale dei G2. Un'altra di carry? Io bannerei Sivir, così, en passant. O Tristana... Oh. No, Tristana è veramente messa male. Ma sì, veramente messa male. Non lo so, davvero. Potrebbe giocare... Sai cosa potrebbe giocare Reckless? Janna.
Quello è vero, uno dei suoi storici pick che abbiamo visto performare molto bene nel permettere a Reckless di autobenciarsi nella prima parte dello split. Vediamo qua invece di essere bannato Kennen. Ok. Quindi l'idea era... Reckless ci è rimasto molto male sul ban di Kennen. Uffa, io volevo giocare Kennen a D per sorprendere i G2. Spoiler. Te l'hanno bannato, no, bro. Il ban di Kennen adesso, battuta a parte, mi fa pensare che sia Caps a voler giocare Jace. Jinx! Ah! In 9.2? Ok! Davvero? Team fight, baby! I Fnatic vanno a mettere dalla loro quello che è il tiratore da team fight. Jinx, se riesce per sbaglio a prendere una kill... Stavo dicendo, Jinx, se riesce per sbaglio a prendere una kill con la scarica di adrenalina della sua passiva, con la quantità abnorme di controlli ad area che i Fnatic hanno dalla loro, può andare fuori controllo. Ma... Bene. Chi ferma Olaf? Ah, ok, fine. Ok, cioè, a posto. Beh, alla prossima. Irisang? È Jinx mid. Per Nemesis. Sì, Ornn in giungla, Jinx top e Lee Sin. Per Broxah, quello va bene. Ok. E abbiamo visto un buon Lee Sin da parte di Broxah che finalmente è riuscito a ridistribuire le risorse come dovuto. Alla fine le formazioni così si compongono. Jankos mantiene ancora un po' saldo il pick di Brom, vorrebbe tanto poterlo giocare lui, ma sono finiti i tempi in cui era lui il miglior support d'Europa. Jankos giocherà invece il suo Olaf. Speriamo che abbia imparato a fare il bucato nel frattempo e non mischiare più i bianchi con i colorati. Ma al di là di quello, Wunder sarà lui a giocare Jace perché Caps vanta Zoe. Abbiamo nuovamente una composizione a doppio arrasto dalla distanza, fisico e magico per i G2. Ce l'hanno mostrato in settimana 1, adorano giocare questo. E Perks è in grado di vincerti una partita da solo con Lucian. E ci hanno fatto vedere anche quello in realtà. Hai, allora, doppio arrasto da parte di G2 con Jace e Zoe. Hai Lucian, hai Brom per permettere a Lucian di fare il suo lavoro alla perfezione. Hai Jankos con Olaf. Davvero, cosa potevi dare in più ai G2? 3 kill all'inizio della partita, così, giusto per? Caps con la purificazione. Caps ha imparato che esiste quell'incantesimo dell'evocatore, pensa un po'. Incredibile. L'esperienza come mondiali è... è servita. L'ha fatto crescere come giocatore. Vedi, gli errori ti permettono di imparare. E tu perché non hai imparato dopo tutti quelli che hai fatto in vita tua, io mi chiedo. Signore e signori, stiamo per entrare sulla landa degli evocatori, match storico. Abbiamo i G2 contro i Fnatic. I Fnatic che tirano fuori la Jinx di Reckless. È una cosa che non vedevamo da tempo in memore, ma la tirano fuori una settimana prima del dovuto. Vedremo se riusciranno comunque a farla funzionare. Stiamo per entrare sulla landa. Lancio a voi che ci state seguendo da casa, accompagnati da una sashimi akali in mezzo al pubblico e dall'applauso della folla che stravede per i Fnatic. Hashtag G2win contro hashtag FNCwin. E il tuo hashtag a chi va? Ai G2. Wow, come sei anticlimatico, bro. Scusa, ma gli hanno lasciato veramente tanta roba in draft. Beh, Star Guardian Jinx, però. Quella è carina. Quella è carina, sì. Ah, sono proprio curioso di vedere... Mikix? T'ha posto? Mikix. Abbiamo Wipo in corsia inferiore che cerca un po' di formaggio insieme ai compagni di squadra. Perks. Andrà adesso back. Ornn con la pozione ricaricabile. Arriva... E... Allora, Ornn con pozione di caricabile e nient'altro. Mikix verrà adesso rallentato da Wipo. Perks intanto ingaggia sugli avversari. Mikix non sarà mai costretto al flash, lo sapete, vero ragazzi? Aspetta, uncino tra 3, 2, rallentato uno, e Wipo arriva tardi top lane. Sì. Wipo arriva tardi top lane. Costringe al recall Mikix, però non è che ne sia valsa così tanto la pena. Anzi Perks guarda qua come mamma. Aggredisce. I Fnatic cercano il formaggio, trovano quello andato male e nel frattempo hai Wunder e Jankos che sfruttano l'informazione e la pressione per andare a prendere visione nella giungla nemica e andare e per Red il furto di Rovo Bestia Cremisi. Quindi, allora io non so te, ma non sono un grande fanatico del caso Marzu. Allora, occhio perché Wipo stava cercando di contestare nonostante tutto il potenziamento rosso, però...
Jankos riesce a mettere dalla sua l'obiettivo. E Jankos si sta spostando addirittura sui lamabecchi. Broxa va nella giungla nemica. Penso voglia fare buff to buff per non subire la pressione di Olaf. Ma guarda i lumi che no, è andato sul largo granchio. Penso stia aspettando proprio quello. Gli stanno qua con un uncino sul minion. Mettono un po' di pressione i Fnatic. Però è normale, considerata Jinx, questo è quello che deve fare effettivamente. Mettere pressione grazie a quello che è il lanciarazzi, pushare l'ondata fino in fondo. E poi mazza Nemesis, comincia Caps in corsia centrale, ci ha abituato a tante cose, voglio dire, perché ogni partita, diciamo, ci ha abituato alla sua Zoe, ci ha abituato alla sua Akali, ci ha abituato... Caps è forte, ci ha abituato alla a Caps, quindi per Nemesis la corsia sta diventando non complicatissima, comunque si sta mantenendo competitivo a livello di farm, senza sprecare tante stack di pozione della corruzione. Non mi dispiace come Nemesis sta gestendo questa fase. Comodo, comodo. Continua intanto l'avanzata da parte di Jankos nella giungla. Nemesis, occhio, che riesce ad aggredire Caps in maniera anche abbastanza efficace, costringendolo a stare un attimo più indietro. Jankos però zona Broxa da questo largo granchio. Broxa aveva, provato ad andare argo granchio ad argo granchio per di cercare di... Stunnato, aggredita a parte di Mikix, costretto... Bro, flasha. Adesso va per l'inseguimento. First Blood nelle mani di Mikix e Reckless sta per morire. Almeno capisci, prenderà perché... un sacco di danni, però ha ancora il suo flash. Quindi nulla. Capisci perché non si lascia Lucian a Perks? Perché è bravo con Lucian. È Lucian Brom. È una lane che vince contro così tante corsie. Sì. Ma veramente tante corsie. E Thresh non è proprio il counter che vorresti dalla tua. Rivediamo come si svolge l'azione. Illisang colpito da un morso del gelo, quasi scriptato da parte di Mikix. Bravissimo, trovato lo stordimento, applicata l'ustione. Alla fine era rimasto con tipo 3 HP dal primo colpo della passiva di Perks. E prima che il secondo colpo andasse a segno, l'ustione di Mikix ha portato a casa il primo sangue. Peccato, i G2 sono già sopra di 1300 gold. Già? Guarda top lane. Oh. Hai la cleptomanzia su Wunder e sta outfarmando pesantemente l'avversario. Considerando l'inizio partita di Buipo su quella corsia inferiore, è anche comprensibile che sia stato surclassato in pressione top lane. Non solo, hai anche Broxa che ha perso uno dei suoi buff contro Jankos che ne ha presi 3. Giusto, e tra l'altro siamo a 27 a 16 per quanto riguarda il farm in giungla. Veramente disastrosa qua per i Fnatic. 34 a 29 mid lane. Lucian invece sta perdendo in farm ed è per questo che... concedere il primo sangue a Brom non ha reso giustizia alle aggressioni sulla corsia inferiore. Hai un assist, non vale quanto il primo sangue. Quelle sono due daghe su Reckless. Non è un rush di static, vero? Lama del Rei rovina. Okay. In 9.2 è quella la selezione per Jinx. Jinx in 9.2 va per quell'oggetto. Va a selezionare il critico in 9.3. Quindi immagino che andrà per l'arco ricurvo come primo acquisto. Ok. Il che non è il massimo perché Lucian comunque continuerà ad arrassarti. Però avrai la velocità d'attacco necessaria a farmare tranquillamente anche con i razzi dalla distanza. Quindi surclassando la gittata del tiratore illuminato, il pistolero del Far West demoniaco. No, è che mi è venuto in mente la static perché tanto tempo fa, quando Reckless spammava Tristana, aveva questa abitudine di rushare la static sempre. Erano altre static e altre statistiche soprattutto. Wunder continua ad applicare cleptomanzia. 2033 gold a 1426, 43 a 23 per quanto riguarda il farm, e Buipo è costretto al pit stop. E 6 horn, sei senza uno scudo. Il Donashield ti può aiutare quanto vuoi, ma non contro Jace. No. Con questo arco granchio i G2 dovrebbero arrivare a 2000 gold. Ah no, sono già a 2000 gold di vantaggio. A siamo al quinto minuto, sesto, dai. Ok. Bravo Perks, hai visto i riflessi sullo scatto per evitare la sentenza di morte? Era una sentenza di morte molto vicino, quindi uno scatto ti permette anche di essere molto più distante considerata la vicinanza. Cioè, è ironico, però fa così tanta differenza. E niente. Davvero niente. È proprio... Questi G2 come vuoi tenerli fermi? Sono sopra di 2000 gold. A Jankos 6 minuti. Potrebbe essere chiuso, ma in realtà no, perché c'è priorità sulla corsia inferiore, quindi lo spostamento di Nemesis non sta portando granché. Porta a prendere un po' di pressione e sacrificare una control perché finisce nelle tasche di Olaf. Early game per i Fnatic veramente disastroso, ma perché sono i G2 bravi a punirli, capisci? Cioè, non puoi neanche dare tante colpe ai Fnatic quando vedi dei G2 di questo genere.
Tanto sfinimento da parte di Caps. Connette la bolla della nanna. Oh, che sberla! E quello è Caps con un solo capitolo perduto, amplificato adesso da un drago infernale che G2 riescono a conquistare a grazie alla priorità bot. Caps ancora una volta aggressivo, cerca la bolla della nanna. Sleepy Trouble Bubble. Nulla da fare. Wunder intanto tranquillissimo. Perse continua a scattare. Illisang adesso viene aggredito e verrà ucciso in 3-2-1. Arriva l'ingaggio ai danni di Wunder. Trova nel knock-up. È morto. E Brox porta a casa la kill. Ma sono sempre 2000 i gol di svantaggio. E botlane arriverà l'aggressione ai danni di Illisang. Poco da fare. Perks qua ha cercato la ultimate, ma Mikix tankava i colpi. Ah, Reckless viene rallentato. Ciao Reckless è piuttosto morto in realtà. Piuttosto morto, sì. Double kill per Perks. E questo game ha appena preso una pessima piega per i Fnatic. Per i G2 è il classico standard ormai. Alla fine da parte di Jinx abbiamo il rush sui gambali del Berserker per farmare meglio in corsia. E abbiamo una spada lunga associata alla daga, quindi potrebbe ancora essere una Jinx da critico bypassando la lama del re in rovina. Wunder overestensione peccaminosa da parte sua. Però in corsia inferiore inizialmente mi era piaciuta l'idea di Lissang di lanciarsi in avanti per prendere attenzioni da Reckless. Ma Reckless perché è tornato indietro? Cioè, voglio dire, il tuo support si è sacrificato per te. Tu perché sei tornato indietro? Ottima domanda. Lo scopriremo in un altro episodio. Double kill per Lucian, inoltre, che adesso continua ad impennare per quanto riguarda le risorse. E adesso Illisang perde un po' di tempo con il lume di controllo, ma poco importa. La gold lead è di 3300 unità in favore dei G2. Abbiamo un drago infernale, abbiamo 3 kill a 1 e già hanno iniziato a impennare. 72 minion a 46 top lane. Mamma mia. Già. Ma un po' ovunque abbiamo quel 72-47, abbiamo 62-40. Lucian adesso anche lui 500 gold di taglia sulla sua testa, 450 dalla... Vanno aggressivi su Reckless, troveranno lo stun? No. L'indistruttibile di Mikix inoltre protegge da ogni tentativo di controingaggio dei Fnatic. Perks nel frattempo continua a prendere placcature. È normale, la lane vuole questo. Tu alla fine ti porterai su una Jinx che continuerà a farmare tranquillamente senza problemi. E però continuerà a farmare nella sua metà campo. Ruoteranno i Fnatic sulla top lane secondo te per cercare di contestare Jayce o... Non penso. O ruoteranno i G2 prima? I G2 ruotano prima e Reckless c'è quasi morto dalla singola ultimate di Perks. È disastrosa la situazione per i Fnatic. Arriva l'ingaggio da parte di Nemesis, ai danni di Caps, arriva il burst, perfetto, Brox porta a casa un'altra kill. Risorse che torneranno molto utili. Weepo intanto si è suicidato contro Wunder. C'è Jankos. Sembrerebbe di sì. Sì. Sì, sì, è morto, è morto. Ciao. Jankos letteralmente cammina attraverso qualsiasi cosa con il Ragnarok che raccoglie la kill. C'è Brox che si sta spostando sulla corsia superiore. Ma non ha neanche il calcio del dragone. Puoi fare un po' di danno su Jankos, ok? Li mandi via dalla torre. Penso tu volessi salvare le placcature, ma non ci sei riuscito. Sono comunque due che sono cadute in corsia superiore. Bella la schivata laterale da parte di Jankos sull'onda sonica di Brox. Bravo. Sì. Non penso fosse comunque in range d'uccisione, ma mai dire mai. Rivediamo che cosa è successo mid lane, dove Brox ha nulla da dire, sta giocando una bella partita. Il setup da parte di Nemesis, Caps ha ovviamente atteso la prigione glaciale, la tomba glaciale, scusami, prima di utilizzare la purificazione, ma era già troppo tardi. Onda sonica, colpo risonante e Brox porta a casa la kill. Stessa cosa però succede top, dove Jankos può permettersi di raccogliere la kill con molta più ignoranza, grazie a Ragnarok. Più che altro, allora, il trade sarebbe volto a favore di Weepo fosse stato un 1 contro 1, grazie al knock-up, grazie al danno percentuale della passiva di Ornn. La fragilità ti dà tanto danno ora, ma continui a sottovalutare la presenza di Jankos. Ti sta già distruggendo la giungla perché ha preso il controllo di un buff. Ok, stai trovando gank adesso con Lee Sin, ma sei 74 minion a 48. Il punto delle draft dei Fnatic è sempre il solito, il modo di giocare intorno alle losing lane che hai draftato. Mikix va a rimettere visione nella metà campo nemica, adesso insistono sul largo granchio. C'è Jankos, vogliono il drago oceanico che spawnerà tra 35 secondi. Siamo al 12° minuto quasi, saremo al 12° minuto quando spawnerà, quindi buon tempo di conquista. 13° minuto di solito è la soglia in cui inizi a perdere un po' di utilità. Arriva un'altra volta l'ingaggio ai danni di Caps. Flash difensivo, ma c'è un Olaf molto arrabbiato a gestire
questi avversari. Nemesis verrà rallentato un'altra volta dagli Ankos Caps, ah, danno a sufficienza per ucciderlo. Porta a casa la palla della Nanna. Brox trova il calcio, l'onda sonica non c'è e ora wow, okay. È stato brutto a vedersi Wipo. Intanto Proco contro ingaggiare contro Wunder, trova ancora una volta un po' di danno, arriva la cura e Wunder basterebbe un ultimo attacco, figliolo, forma ranged e via, niente. Non riesce a trovare l'attacco perché c'è stato un caso di minion block. Wipo si salva grazie a una guarigione presa con il libro di incantesimi e l'azione si chiude così sulla corsia superiore. In corsia centrale muoiono tutti i membri dei Fnatic, siamo sul 6-2. La gold lead adesso verte sulle 5.000 unità al 12° minuto. Wow. Perks da solo contro Illisang e Reckless continua a prendere placcature, un intero sterminio su Illisang. Qua guarda Reckless, anche lui non è che subisca pochi danni. Manda in base Illisang e questo è... Bro, posso dirlo? No. Questa è un'intata alla draft. Ok, il flash in avanti di Perks. Costringe il flash, arriva anche la cura. Non trovano la kill e i danni di Illisang. Reckless salva la situazione. Illisang, bro, da posto. Ok, hanno trovato un po' di danno su Mikix, ma non basta per Reckless. Perché... Il mega razzo della morte è disponibile, ma la soglia d'attivazione dei danni massimi non basterebbe comunque. E Mikix a un certo punto avrà a disposizione l'indistruttibile per bloccarla. Quindi basta fare quello e ciao nel danno. Perks sta facendo un partitone pazzesco. Attenzione! Arriva il danno, arriva Jankos in corsia inferiore, altro che il danno. Beh, oddio, ne porta i danno anche lui. Reckless adesso prenderà la lanterna per salvarsi da Jankos. Arriva Brox, morirà Illisang, morirà anche Reckless. Basta un'ascia, figliolo, un'ascia, lanciala! Nemesis è arrivato con un terzo di vita. Grande idea. E anche questa grande idea da parte di Brox per morire più in fretta. Certo, no, Brox si salva e porta a casa la vita di Perks. Sì, per quanto si salva? Per poco, ma... Calcio del dragone, un po' di danno su Mikix e Brox sarà il prossimo a cadere. Basta che stia attento Jankos. Brox potrebbe salvarsi? Bolla della nanna. No. arriva qua. Mamma mia la distanza che ha coperto Caps con quella stella vagante. Sono troppo bravi G2. Brox sarebbe morto con quella stella vagante, penso, da full vita, tanta era la distanza percorsa. Però mamma mia, sì, sono troppo bravi G2. Riguardiamo l'azione, corsia inferiore. Perks va aggressivo su entrambi i membri della corsia inferiore avversaria. Reckless flash laterale per evitare la frattura glaciale, flash in avanti di Olaf che poteva permettersi di uccidere sia Illisang che Reckless. In realtà alla fine lascia. Sì, decide di ignorare Illisang. Teletrasporto di Nemesis discutibile, ma ormai era troppo tardi, non si può più annullare il teletrasporto. Perks muore grazie alla punizione dello sfidante e grazie comunque anche all'ondata di minion. È stato Caps a uccidere Illisang, quello ce l'avevamo perso. Con un autoattacco potenziato dall'eco di Luden. Sì, meraviglioso. E dalla passiva, che fa proccare l'eco di Luden, essendo comunque uno spell proc. Mamma mia quella stella vagante! Quante erano quelle... 3.000 unità di... No, 3.000 no, però erano almeno 1.000, 2.400. Posso permettermi di teorizzare che questi sono i G2 al 100%? Solo perché sono i fanati che vogliono portarsi a casa questa soddisfazione? Non lo so. Penso onestamente che non sia ancora la loro forma definitiva. 25% di vantaggio! 8.200 gold di vantaggio al 15° minuto, sì. Prendono il messaggero della Landa, hanno preso tutti i draghi elementali. Jace sta solo farmando in corsia inferiore. Olaf è 4-0-3 con 800 gold di taglia sulla sua testa. E ha il doppio del farm di Lee Sin. Parlando di out jungling. Jungle difference, bro. Jungle difference. Wipo intanto è sotto di... Sono 56 minion solo su Wipo. Cos'è quel pick di Ornn? No, quello è stato orribile, perché così arriva in prima rotazione, andando a telegrafare tutto e permettendo agli avversari di rispondere con Lucian Brom. Oh, bannare Sylas però è stato worth. Sì, sia ieri per i Vitality che oggi per i Fnatic. Allora, io capisco che Caps stia spammando Sylas. Sì. E che è difficile gestirlo. Intanto Wipo andrà a bloccare quello che è l'evocazione del messaggero Landa da parte di Perks. Però ci morirà Wipo. No, c'è la lanterna. Lanterna a parte di Illisang. Va bene così. Trovano un arpione, trovano il rallentamento. Wipo sta morendo dalla ultimate di Perks e basta. Si salva alla fine riparandosi dietro i minion, però decide comunque di andare in avanti pur di cercare un po' di farm. Non c'è la suprema di Ornn. Illisang cerca... Stanno arrivando il resto dei Fnatic. C'è anche Wunder, però arriva l'uncino ai danni di Olaf. Si lancia in mezzo. Bellissimo. Ed è morto. No, è stata
un ingaggio solido da parte di Illisang, che comunque ci permette di ammirare quanto velocemente possa morire Thresh in questa arriva condizione. L'ingaggio su Caps, arriva la bolla della nanna, Caps reagisce, Nemesis potrebbe morire, sì, la morte c'è in uno contro uno, Caps trova la kill contro Nemesis, c'era una onda shock da parte di Bund. C'era il cartello? Sì. Fate sì che Caps desideri di avere una macchina del tempo. Sono quasi sicuro che non sia questo il caso. No, no. Con 10.000 mamma 17 mia. Minuti. Siamo 11.000, quasi a siamo quasi a 11.000. Capisci perché io dico che questo è il 100% dei G2? Ci stanno davvero provando a distruggerli. Illisang non viene rallentato qui dai morsi del gelo, rivediamo il replay dell'azione in corsia superiore, trova l'uncino su Olaf e muore. Si è lanciato in mezzo a l'outplay di Caps su Nemesis, Nemesis, è stato bello da vedere. La purificazione riesce a evitare l'artiglio di ghiaccio, trova poi il salto nel portale per l'ultimo colpo potenziato dalla passiva e la passiva anche del furto di incantesimi. Tanta roba Caps, tanta roba. In tutto ciò Caps sta giocando con l'Ancient Spellbook, neanche una runa aggressiva, di Ancient Spellbook, che ok, per Zoe è una runa aggressiva perché puoi avere più summoner da spammare. Still is Nemesis better than Caps? No. Purtroppo no, purtroppo in questo caso la domanda che tutti ci stavamo ponendo dall'inizio dello split ha avuto risposta. Wunder intanto va ad ingaggiare sul povero Buipo, arriva l'equazione del dio della forgia, knock up sensato, buono il danno di risposta, costringe Wunder alla fuga. Sta arrivando Broxah, c'è però un lume di controllo che dà informazioni. E però Broxah world jump. Onda sonica, ah calcio il dragone, onda sonica, bravo, va Broxah. Bene così. Broxah, bravo ne Broxah, porta a casa un'altra. Beh dai, 3 kill su Broxah, 4 kill su Broxah, 420 solo per le meme. Full blaze it da parte sua, suprema difensiva da parte di Nemesis che comunque perde metà vita, wow, dalla stella vagante di Caps. Caps è fuori controllo, è 4-1-1, Morello Nomi con Eco di Luden, Stivali del Mago, Perks in corsia inferiore, sta prendendo la torre interna totalmente indisturbato. C'è una fascia d'argento vivo pur di gestire Nemesis. Non sapeva di che farsene di quei soldi, è comunque un oggetto in più tra un po'. Mikix connettono i morsi del gelo, indistruttibile per salvarsi dagli avversari. Arriva Jinx qua la sedia in corsia centrale. Questa Jinx è così sacrificata. Arriva il knock up, Ragnarok perfetto che gli permette di bloccare. Guarda i controlli. Mikix. Arriva intanto Mikix con la ultima e dalla distanza. Buipo col cronografo. Aia. Non si salva, non c'è modo per salvarsi da questi G2. La ultimate di Perks danneggia così tanto Illisang. Arriva l'onda shock di Jace. Proprio è una sono free kill i Fnatic. Capite? Sono proprio free kill e basta. Li stanno farmando. Perks si è appena potuto permettere di scattare all'interno della base nemica. Sono 19 minuti e 40 secondi sul tabellone. Sono 12.000 gol di vantaggio. E quello è il primo inibitore della base dei Fnatic. Prima di 20 minuti. È violenza spicciola. E adesso vanno per la serie finale. Nemesis costretta al flash. No, ok, è soltanto artiglio. 19 minuti. Oh! Caps appena shottato da 100 a 0 Reckless. Wow! Avevi un po' di... Illisang tenta l'ingaggio, prova a salvare la torre, Nemesis arriva sul fianco, prova a bloccare tutti con una ultima su se stesso, arriva l'ingaggio di Weepo bloccato, no, da parte di Mikix. C'è Brom. Sì, no, ma seleziona Brom, seleziona Horn prima di Brom. Grande idea, bella draft. Caps letteralmente si sta divertendo col cibo. Wow. È disgustoso. A 20 minuti e 30 secondi i G2 hanno dominato, distrutto i Fnatic, cancellati dalla faccia della terra insieme alla loro dignità. Wow. Questo era il 100% dei G2. No, non puoi dirmi che questo non era il 100% dei G2. Erano 15.000 gol di vantaggio a 20 minuti. Questa partita getta una coltre di tetro sconforto sull'intero panorama europeo, perché questi G2